ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Ogni sabato alle ore 17 su Radio Padania Libera. Ed eccoci arrivati al 9 luglio 2016, buon pomeriggio amici carissimi, un caldo pomeriggio di luglio, un buon pomeriggio ad Andrea Vizzini, al maestro Andrea Vizzini, buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio. Bentornato negli studi di Radio Padania. Grazie. Tu sei pianista, abbiamo detto, però mi piace prima ricordare da dove arrivi. Sei siciliano di nascita, poi ti sei trasferito qui al nord, hai frequentato il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, hai debuttato però come solista a 13 anni, quindi giovanissimo, quindi avevi, come mai, hai sentito già subito a 6 anni questa attrazione per uno strumento quale il pianoforte? Ma probabilmente l'attrazione l'ho sentita anche mentre mia madre mi aspettava, perché quando era incinta stava preparando il quinto anno di pianoforte, quindi probabilmente quell'attrazione è arrivata ancora prima e poi si è sviluppata effettivamente da subito, già da 6 anni. Credo che sia proprio partita da me, cioè da un mio desiderio espresso verso i miei genitori di iniziare a studiare pianoforte. E poi effettivamente ho capito da subito che era una strada che mi appassionava e che poi mi ha accompagnato avanti finora, e spero che mi accompagni sempre. Perché Andrea Vizzini con il pianoforte ci suona, ci lavora, e la sua passione ha creato anche, ha dato vita a un'iniziativa davvero molto molto interessante che noi oggi porteremo bene alla conoscenza del nostro pubblico. Caro Andrea, tu sei fondatore, presidente, nonché direttore artistico di Piano Link, quindi vorrei che tu spiegassi esattamente di cosa si tratta, perché penso che molti ascoltatori saranno interessati a questa tua iniziativa. Sì, Piano Link è un'associazione giovanissima che io insieme ad altri 3 musicisti abbiamo fondato. Insieme siamo 3 pianisti e una cantante. Siamo io e i pianisti Moreno Paoletti, Marco Leonardi e il mezzosoprano Irene Ripa. Abbiamo fondato questa associazione spinti da tantissimo entusiasmo e passione, con la volontà e il desiderio di avvicinare i 2 mondi legati alla musica, cioè i mondi del professionismo e del non professionismo o dell'amatorialità. Ci siamo convinti che fosse possibile realizzare delle manifestazioni, concerti ed eventi in cui i musicisti, a prescindere che fossero professionisti o amatori, potessero suonare insieme. E spinti da questa idea abbiamo creato una serie di iniziative sia didattiche, quindi dei corsi, dei workshop dedicati sia ai professionisti, studenti che agli amatori, che poi delle manifestazioni come il Milano Amateur and Orchestra Festival, in breve Mi Amor Music Festival, che quest'anno è giunto alla 2ª edizione e ha visto su un prestigiosissimo palcoscenico che è quello della Palazzina Liberty di Milano 9 solisti che nella vita fanno i lavori più disparati, dall'avvocato al medico, all'imprenditore, all'impiegato o operaio, che però per una sera si sono visti protagonisti di un contesto tipicamente legato al professionismo musicale, per cui hanno eseguito dei repertori per pianoforte orchestra e canto e orchestra, accompagnati da un'orchestra sinfonica professionale che è la Piano Link Philharmonic Orchestra, che peraltro proprio durante questa edizione del Mi Amor Festival ha debuttato per la prima volta in pubblico, tra l'altro generando un bellissimo successo. Ecco, quindi traducendo per i nostri ascoltatori, se voi siete degli appassionati di musica, magari dei pianisti dilettanti, dico bene, certo, dei violoncellisti dilettanti, quindi non avete raggiunto il diploma di conservatorio, però suonate, vi piace, amate suonare, ecco che questa associazione Piano Link vi viene incontro, proprio dandovi la possibilità di magari di proseguire, approfondire un po' gli studi e poi esibirvi in questa serata finale che vi assicuro è davvero emozionante, perché io ho avuto il piacere proprio di esserci nella serata conclusiva di Mi Amor. Oltretutto carino questo Mi come Milano
come amateur, o magari l'ho pronunciato un po' alla francese. Sì, sì, beh, giusto. Or Orchestra, che le due iniziali formano il Mi Amor Festival 2016, molto carino. Scusa una cosa, Andrea, sì. Adesso poi ti sentiremo, perché tu sei pianista, quindi sì. Ti vogliamo conoscere intanto proprio nella tua veste di pianista. Poi sì. Sentiremo alcune esibizioni di questi partecipanti sì. A questo festival di non professionisti. Sì. Ma se uno appunto per adesso è solo limitato a Milano e zone limitrofe? Naturalmente il nostro desiderio di coinvolgere i musicisti da tutto il mondo, questo è il cuore che ce l'ho detta. Diciamo che al momento le vie per poter coinvolgere gli amanti della musica, strumentisti, quindi studenti, anche amatori, le vie possono essere due. Una è quella di trovare il modo appunto di seguire dei corsi, cioè diciamo che per i più vicini e che possano viaggiare effettivamente, possono seguire i corsi che noi facciamo durante l'anno, perché questi solisti vengono anche preparati da noi per la serata finale. E allora ovviamente possono appunto frequentare i corsi. Viceversa c'è la possibilità di partecipare al festival diciamo in una seconda variante, nel senso che coloro i quali possano preparare il repertorio da portare in concerto in autonomia o con il proprio maestro, se lo sia già, c'è la possibilità di iscriversi al festival direttamente in prossimità dell'evento, quindi il festival è tendenzialmente nel mese di giugno, per cui noi ad aprile facciamo delle audizioni per coloro i quali abbiano però già un repertorio pronto da portare per il concerto finale. Ecco, questa è una bellissima opportunità per chi appunto non è di Milano, quindi non può seguire i corsi che voi mettete a disposizione, sì. Studia per conto proprio, poi si iscrive e ha la possibilità di partecipare a questa serata finale dove i protagonisti sono dilettanti, molto bravi, di alto livello, di alto livello, che però suonano con una vera orchestra e hanno provano questa emozione davvero grande di essere accompagnati da quanti elementi aveva l'orchestra quest'anno? 44. 44 elementi diretti da un giovane ma ottimo direttore. Sì, è un bravissimo maestro, si chiama Massimo Fiocchi Malaspina, che peraltro quest'anno durante il festival, che è durato 2 giorni, poi magari descriviamo anche meglio cos'altro è successo durante il festival, ha diretto sia il coro del giorno prima con i Carmina Burana che l'orchestra, appunto la Pianolink Philharmonic Orchestra. Bene, allora senti Andrea Vizzini, io comincerei ad ascoltarti in qualità di pianista, perché tu sei sì, un pianista. Nasco come pianista. Nasci come pianista, hai debuttato all'età di 13 anni, hai suonato in giro per il mondo e quindi sei un pianista di ottimo livello. E quindi ti ascoltiamo dal concerto numero 4, che movimento hai scelto? Il terzo. Il terzo movimento. In questo caso sei accompagnato, o viceversa, vi accompagnate a vicenda, pianoforte e orchestra, con l'Orchestra Filarmonica di Bacau. Thank you.
E come sempre costretti, caro Andrea Vizzini, a sfumare dolcemente su questo bellissimo movimento dal quarto concerto di Beethoven, eseguito da te al pianoforte, insieme all'Orchestra Filarmonica di Bacau, diretta, lo ricordavi prima? Dal maestro Ovidio Balan. Allora, continuiamo a conoscerti come pianista e poi passeremo naturalmente ai protagonisti di questo originalissimo Mi Amor, arrivato alla seconda edizione. Allora, caro Andrea Vizzini, ancora le mani sul pianoforte per qualche cosa di tua esecuzione. Ma allora, il prossimo brano che vorrei proporre è un brano di un autore spagnolo, Emanuel de Falla, è La danza rituale del fuoco. Questa registrazione risale a parecchi anni fa, quando suonai durante un concerto all'ambasciata polacca a Roma, credo, se non ricordo male, quando avevo 16 anni. Ah, quindi si va indietro nel tempo proprio. Sì. Ma riascoltandoti ti approvi oppure cambieresti, faresti... Ma io mi approvo sempre. Ah, ti approvi sempre. Meno male, di solito uno si ascolta e non si piace più poi. No, allora, in realtà, sì, beh, è una domanda dalla doppia risposta. Diciamo che secondo me una performance è sempre figlia dell'alchimia del momento. È bello che viva non solo degli studi effettuati e delle scelte stilistiche, filologiche e quant'altro, ma anche dell'emozione del momento. Quello che dico molto spesso ai miei allievi quando mi chiedono come eliminare l'emozione, io rispondo sempre di non eliminare l'emozione, perché bisogna imparare a dominarla e gestirla, ma l'emozione è forse l'ingrediente che tira fuori il meglio di noi in concerto. Bene, allora ascoltiamo un sedicenne Andrea Vizzini con La danza rituale del fuoco. Thank you.
Danza rituale del fuoco di De Faglia, eseguito da un sedicenne Andrea Vizzini, però molto temperamento già avevi, Andrea, davvero. Beh, 16 anni, bravissimo, 16 anni, ormai milanese anche tu di adozione. Eh sì, direi milanese di adozione, considerato che ad oggi, anzi forse sono più milanese che siciliano, nel senso che vivo da 19 anni a Milano e a 18 anni sono andato via, quindi ho superato il giro di boa. Senti, ma tu hai detto che sentivi la musica quando tua madre suonava il pianoforte all'epoca. Sì. Quindi tua madre si è diplomata per il pianoforte. No, cantante. Sì. Ah, cantante. Quindi comunque sei cresciuto fra le note musicali. Sì. Senti, allora, continuiamo a presentare, a parlare di questa, perché tu sei anche fondatore, abbiamo detto all'inizio di trasmissione, presidente e direttore artistico di Piano Link, che a sua volta organizza questo festival che è riservato proprio agli amatori di pianoforte, di canto. Sì, amatori e professionisti insieme, quindi diciamo ai musicisti per passione, che siano amatori o professionisti. Quindi diciamo che il Mi Amor Music Festival non è esclusivamente un festival di musicisti amatori, ma diciamo che li pone al centro del palco, dell'attenzione, ma il bello è che amatori e professionisti suonano finalmente insieme contemporaneamente sullo stesso palcoscenico. Ecco, noi parleremo poi anche della seconda serata, della serata conclusiva, però ce n'è una prima, perché sono state due serate, la sì. serata di sabato 24 sì. giugno e la serata di del 25. La serata del 25. Sì. Durante la prima sera si è tenuto un concerto di Mozart in cui c'era un'orchestra amatoriale, che è l'orchestra Karish, e il solista pianista professionista, che è Andrea Turini, diretta da Alberto Intrieri, dal direttore d'orchestra. Successivamente, sempre nella prima sera del festival, abbiamo eseguito i Carmina Burana con un'imponente, molto imponente formazione corale di oltre 100 elementi più un coro di voci bianche, tutti amatori, e che hanno cantato diretti dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina, direttore d'orchestra professionista naturalmente, e poi, dato che Carmina Burana erano nella versione per due pianoforti, percussioni, coro e soli, abbiamo avuto due pianisti al pianoforte, di cui uno ero io e l'altro il maestro Mairono Paoletti, e poi i tre cantanti, tutti professionisti, Lucrezia Drei soprano, Matteo Mollica baritono e Pasquale Circoli tenore, e poi quattro percussionisti che sono stati Maria Luisa Pizzighella, Davide Broggini, Loris Mazza e Diego Verzeroli. Quindi diciamo che avevamo insieme sul palcoscenico oltre 120 persone, davvero finalmente professionisti e amatori insieme. La cosa più strabiliante di questa esperienza è il fatto che il coro di oltre 100 elementi fosse un coro interamente amatoriale, ma frutto dell'unione di tanti piccoli cori della provincia di Novara. E queste persone, con una passione davvero ammirevole, si sono preparati per oltre un anno, riunendosi una volta alla settimana dalle 9 alle 11 di sera per preparare i Carmina Burana, nella versione naturalmente integrale, che sono comunque è un repertorio di notevole difficoltà dal punto di vista sia vocale che di insieme corale. Guarda, io ammiro davvero questo enorme lavoro, Andrea, che tu hai fatto e sostenuto, e ammiro anche queste persone che si riuniscono con una passione, con una dedizione, una volta alla settimana, sono tutti amanti del canto, del coro, ma appunto non sono professionisti, e si ritrovano per preparare i Carmina Burana, ma poi prepareranno magari altri sì, cori, certo. Altre. Quindi davvero il bello e il piacere di stare insieme. Sì. Con uno scopo così grande come quello del canto, della passione per la musica. Tra l'altro io sono convinto che è proprio questo stare insieme l'ingrediente più importante della musica d'insieme, cioè può sembrare una banalità, ma in realtà appunto condividere la difficoltà e condividere l'emozione crea un'atmosfera di condivisione incredibile, e questa è una cosa che si è percepita sia durante la prima sera che direi soprattutto anche durante la seconda, dove i pianisti e i cantanti amatori che si sono esibiti
con l'orchestra Piano Link, si trovavano dietro le quinte emozionati a condividere come una famiglia. Adesso Andrea, però fermiamoci alla serata del sabato con i Carmina Burana. Sì. Che voglio sentire questi cori, più cori, no? Che sì. Si sono esibiti. Sono tanti cori della provincia di Novara. E poi anche il coro di Voci Bianche è il frutto dell'unione di più cori della provincia di Novara, ma anche di Milano, della Basilica allora di San Marco di Milano. Sentiamo che cosa avete combinato. Applausi meritatissimi per questo coro eseguito da Coro Polifonico Stendhal e cantori della provincia di Novara diretti da Massimo Fiocchi Malaspina. Sì. Con te Andrea Vizzini al pianoforte. Riusciamo a inserire dalla figlia del reggimento, cantata da Gennaro Arcucci, che è un cantante. È un avvocato, ecco. Sì. Allora, sentiamo l'avvocato Gennaro Arcucci. Come si è cimentato con la figlia del reggimento di Gaetano Donizetti? Ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta alla grande, nel senso che ancora prima che l'orchestra suonasse l'ultima nota della conclusiva, il pubblico è scoppiato in un applauso, direi, a scena aperta. Confermo, perché lo presento. Je vais marcher sur votre bord, je vais marcher sur votre bord.
Je vais marcher sous toi. E riprendiamo il nostro contenitore musicale, caro Andrea Vizzini. In giro per l'Italia ci sono tantissimi appuntamenti musicali, nonostante i tempi siano difficili, siano duri, però per fortuna la musica sopravvive a tutte le difficoltà. E sì, tu ne sei un esempio. La passione non ha crisi. La passione non ha crisi, bello. Un bellissimo slogan, la passione non ha crisi. Lo scopo di Piano Link, cominciamo. Lo scopo di Piano Link è divulgare la musica sia a livello amatoriale che professionale e avvicinare i contesti tipicamente legati al professionismo musicale anche alle realtà non professionistiche o professionali, quindi come quelle amatoriali. Avvicinare anche l'alta formazione musicale ai contesti non tipicamente professionali, quindi a quelli amatoriali. Ecco perché lo posso testimoniare, questi giovani, questi musicisti che professionisti non sono, amano la musica a tal punto che studiano poi probabilmente per conto proprio, prendono lezioni, mi dicevi, 2 volte al mese. Sì, per preparare questo repertorio con orchestra, il workshop che noi organizziamo, e tra l'altro lo organizziamo anche per l'anno accademico che sta per cominciare, per cui sono già aperte le audizioni di selezione e i corsi cominceranno a settembre, quindi subito dopo l'estate, e noi durante questi corsi facciamo delle lezioni individuali in cui sin dalle prime note, dalla lettura della partitura, del repertorio scelto, poi si prosegue dopo le lezioni individuali alle lezioni con il direttore d'orchestra, quindi per la comprensione dei gesti del direttore d'orchestra, poi facciamo delle prove con un'orchestra da camera, quindi con un organico ridotto della nostra orchestra, quindi con un quintetto d'archi e un quartetto di legni. E poi finalmente si avvicina alla fase successiva con le prove con l'orchestra sinfonica completa, la masterclass in cui un pianista di fama internazionale dedica una giornata a loro. Quest'anno abbiamo avuto l'onore, devo dire, di avere con noi il maestro Bordoni,
che ha tenuto una masterclass per loro, e poi la prova generale e il concerto finale nella Palazzina Liberty. Ecco, io penso che davvero sia un'emozione enorme per questi amatori che appunto nella vita fanno tutt'altro che eseguire musica da concerto nei teatri, perché la loro professione li porta altrove, li porta magari nelle aule di tribunali, sale operatorie eccetera. Banche. Però poi lasciano uno spazio proprio per la musica e hanno questa enorme soddisfazione di potersi esibire con un'orchestra intera, sì, un'orchestra intera eseguendo magari un movimento, sì, estratto da un concerto di Beethoven o di un concerto di Chopin, Mozart, eccetera, eccetera, quello che loro scelgono, sì, come programma da concerto, e suonarlo davanti a un pubblico che veramente in religioso silenzio li ascolta, e poi il pubblico vota a secondo del proprio gusto, della propria emozione che hanno ricevuto attraverso l'esecuzione, sì, di questi amatori della musica. L'idea di dare il premio del pubblico era un modo per coinvolgere ulteriormente appunto il pubblico nella scelta totalmente libera dell'interprete che fosse piaciuto di più. Un'altra delle cose molto emozionanti di questo festival, di questa edizione in particolare, che è la seconda, è stato il debutto della nostra orchestra. E per la quale mi premeva dire quanto coraggio alla fine abbiamo dovuto tirar fuori in un momento in cui nel panorama musicale italiano non c'è molto ottimismo in giro. Per cui tempo fa, quando quasi un anno fa ci era balenata l'idea di costituire una nuova orchestra, molti ci prendevano un po' per pazzi o visionari. Devo dire che siamo felici e siamo stati emozionatissimi di riuscire nell'impegno, nell'intento, e quando già da novembre e dicembre abbiamo bandito le audizioni di selezione e siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste di audizione provenienti da tutta Italia, Sicilia, Sardegna comprese, addirittura anche dalla Svizzera, per cui abbiamo avuto la fortuna e aggiungo forse anche l'onore di audire musicisti, professionisti appunto provenienti da tutta Italia con una carriera già avviata, ed è una circostanza che ci ha permesso di selezionare un'orchestra che al suo debutto ha già dato grandissime soddisfazioni. Ecco, scusami Andrea, orchestra che poi ha accompagnato i pianisti sì, e i cantanti che invece non sono dei professionisti. Sì, esatto, il bello era proprio questo, che l'orchestra fatta di direi grandi professionisti, addirittura abbiamo la spalla dell'orchestra, il primo violino, che proviene dalla Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, quindi è un'orchestra, la Pianolink Filarmonica Orchestra, che parte con grandi ambizioni e di livello, e che però nella serata di gala del Mi Amor Music Festival ha accompagnato e ha suonato insieme a questi 9 solisti. Quindi amatori si sono messi al livello dei certo, solisti è la musica amatori che unisce proprio da sempre, è una, diciamo, un'idea che molto anche bella in letteratura si ritrova molto spesso, molto cioè bella, che la musica avvicina i popoli e quindi in questo caso la musica avvicina i professionisti agli amatori, il pubblico e tutti noi. Guarda, una bellissima iniziativa questa che hai creato tu, Andrea Vizzini, proprio con l'amore per la musica, quella che tu senti e che tu stai cercando di divulgare. Allora, siccome sei un pianista, io adesso avrei piacere di ascoltarti con Il chiaro di luna di Debussy, quindi se vuoi prepararti con le mani sul pianoforte, Andrea, ti ascolteremo sì, con molto piacere, per poi sentire la parte finale del vincitore amatore che ci strabilierà con Rachmaninov. Sì, la prossima esecuzione appunto è che il Clair de Lune di Debussy è tratto dalla suite Bergamasca, invece questa risale a una esecuzione che ho eseguito l'anno scorso in occasione di Piano City 2015, ed è un pezzo che amo particolarmente, che è stato eseguito poi successivamente per il Silent Concert che si è svolto in occasione di Piano City sia 2015 che 2016 nella Palazzina Liberty, in cui ho eseguito un repertorio totalmente ispirato alla notte, con chiari di luna, notturni, preghiere,
e che è stato eseguito in modalità silent, quindi il pubblico in cuffia ha potuto vagare per il parco adiacente alla Palazzina Liberty e godersi questo repertorio notturno. Thank you.
Bravissimo, bravissimo Andrea Vizzini in questa tua esecuzione del Chiaro di Luna di Debussy. Bravissimo. Grazie. Un ottimo suono, un pianoforte, come dicevi, un gran coda Steinway. Sì. E che tu, beh, diciamolo, perché hai eseguito, anche perché poi arrivo io con un'altra, mi siamo pari. ti dicevo che questa registrazione è stata eseguita un anno fa a Radio 3 Rai, quando appunto in occasione di Piano City mi hanno invitato a suonare durante la trasmissione Piazza Verdi, appunto a Radio 3. Ecco, allora, così per par condicio, la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Alfonso Alberti, che ha presentato la sua ultima creatura di Giorgio Gaslini, eseguendo appunto al pianoforte le musiche di Giorgio Gaslini, e martedì è stato invitato a Radio 3 Suite, e quindi in questo caso ha Radio Padania è arrivata prima e ha portato fortuna, e quindi ci equivaliamo. Sì. C'è una specie di corsa. Ah. Vogliamo sentire il vincitore assoluto di questa sì. serata? Io nell'invitare per l'anno prossimo tutti gli appassionati di musica, sia essi pianisti, cantanti o strumentisti in genere, a frequentare i nostri workshop e partecipare al Mia More Music Festival 2017, avevo piacere di far ascoltare il vincitore del premio del pubblico, quindi è il solista che durante questa edizione del Mia More Music Festival è stato scelto dal pubblico come miglior interprete, che è il dottor Paolo Nulli, nella vita chirurgo plastico, e che ha eseguito il primo movimento del secondo concerto di Rachmaninoff. Bene, allora noi su questo movimento ci salutiamo e appuntamento naturalmente a sabato prossimo. Thank you.
Avete ascoltato L'Angolo della Musica Classica, programma condotto dagli studi di Radio Padania Libera, da Oretta Pierotti-Cei. Appuntamento a sabato prossimo alle ore 17:00.